La Campania ha omaggiato i campioni del mondo natatorio regionale. L'ha fatto nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino a Napoli, nel corso della consueta cerimonia annuale promossa dal Comitato Regionale Campana della Federazione Italiana Nuoto, alla presenza del presidente nazionale Paolo Barelli. La Campania sarà impegnata, dovrà essere impegnata con un'importantissima manifestazione internazionale, Universiadi, che credo e spero, mi auguro, che possa dare anche impulso all'impiantistica natatoria per le nostre discipline, perché ne abbiamo veramente bisogno. Il nuoto, la pallanuoto, le discipline acquatiche campane sono fondamentali per la federazione e vorremmo sempre vederle al vertice. La manifestazione che vanta il patrocinio morale del CONI regionale è un appuntamento tradizionale nel panorama sportivo campano e vuole omaggiare gli atleti che hanno conseguito risultati importanti nel nuoto, nuoto di fondo, pallanuoto e salvamento. Premiati il presidente della LIRT di Napoli Adolfo Gallipoli d'Enrico, il giornalista Antonello Perillo, direttore del TGR Campania, il giornalista Gianfranco Coppola, vicepresidente dell'Unione Stampa Sportiva Italiana e caposervizio della RAI, Gianni Maddaloni e Luciano Cotena, patron della Capri Napoli. Nel corso della cerimonia è stato presentato anche il calendario 2019, realizzato da Giovanni Mazzitelli e Gabriele Marino, per conto del comitato regionale FIN, che vede protagonisti proprio gli atleti. Ascoltiamo il numero uno della FIN Campania, Paolo Trapanese, e l'assessore regionale alla legalità, Franco Roberti. Il nostro è un impegno soprattutto per la valorizzazione dei valori. Noi come Federazione Nuoto facciamo soprattutto educazione e in questa manifestazione, in questa premiazione dell'anno precedente, non facciamo altro che premiare i giovani che si sono distinti per fare in modo che altri giovani abbiano un'indicazione precisa su cosa debbono fare nella vita e su come lo debbono fare. A differenza di quello che sentiamo troppo spesso fuori, noi apriamo questa premiazione dicendo: fortunatamente questo è un mondo bello. È un mondo bello fatto per ragazzi e fatto soprattutto per far giocare i bambini, che poi diventano dei campioni, una cosa in più. Però dico, attraverso lo sport e attraverso il gioco, noi educhiamo questi, aiutiamo, contribuiamo all'educazione di questi ragazzi per fargli comprendere come essere felici nella vita. Io credo che sia fondamentale dare un impulso forte allo sport, perché lo sport è o dovrebbe essere sempre la base di qualunque progetto di legalità per i giovani. Quindi essere qui significa essere presenti a una manifestazione in cui si sottolinea l'importanza dello sport, l'importanza delle regole e quindi della legalità e della sicurezza.